trascorre nei 20 anni, diciamo che non mi fa iniziare con grande ottimismo, ma è la verità, ahimè, e grazie per l'invito. Per me è sempre un piacere ritornare a Palazzo Madama, luogo di lunghe commemorazioni, come diceva Simonetta Castronovo. Buonasera, grazie anche a voi per essere venuti intervenire. L'argomento di cui parleremo non è un argomento piacevole, certo c'è di peggio, ci sono cose molto più tragiche e molto più tristi, ma è quello della distruzione del patrimonio culturale, un argomento particolarmente sgradevole perché ci pone di fronte all'evidenza del fatto che gli esseri umani sono capaci, hanno dimostrato più volte nel corso della storia, di distruggere le opere create dal loro stesso genio per le motivazioni che sono le più varie e che sono tendenzialmente delle motivazioni complesse, quanto le si voglia osservare, che cambiano nel corso del tempo e nel corso dello spazio. Se vedo come è vero, come già diceva anche Simonetta Castronovo, che si tratta di un fenomeno che non riguarda esclusivamente la contemporaneità, ma che noi conosciamo abbastanza bene nella sua lunga evoluzione diacronica, nella sua lunga evoluzione storica. È un fenomeno che in fondo ha da sempre, praticamente da sempre, accompagnato l'avventura, la storia delle culture e delle civiltà nella produzione di quei manufatti che le hanno rese ai nostri occhi, ma anche agli occhi di chi ci ha preceduto, importanti e degne di considerazione. È un assalto, in qualche modo, oltre che agli oggetti stessi, alla memoria che questi oggetti conservano e trasmettono. E dicevamo, le ragioni, se vogliamo farne proprio dei brevissimi e puntuali esempi, sono molteplici di queste distruzioni, di questi assalti alle opere d'arte, alle architetture, alle sculture prodotte dall'uomo. In Mesopotamia, per esempio, la mutilazione di statue era un atto rituale, perché le statue non soltanto rappresentavano idealmente un personaggio, una divinità, ma ne erano l'essenza vera e propria, erano colui che veniva rappresentato, e quindi mutilarle voleva dire infliggere un danno diretto a colui che veniva rappresentato, e quindi voleva dire privare una civile statua della propria dignità e quindi della protezione divina, oppure venissero praticate queste mutilazioni a figure umane, quindi a figure di soprano, di alti dignitari, voleva dire attentare alla vita direttamente di queste persone. Per questo stesso motivo, per esempio, le statue potevano essere deportate, rapite dopo eventi bellici. Potevano essere però anche, se ci spostiamo nel tempo e nello spazio, motivazioni d'altro tipo, molto più puntuali, di propaganda politica, e qui naturalmente viene in mente immediatamente a tutti la pratica della damnatio in memoriae, per cui qualcuno nell'Egitto imperiale, tra la fine del secondo e l'inizio del terzo secolo d.C., si prende la briga di cancellare da un tombolino dipinto, tombolino dipinto raffigurante la famiglia di Settimio Severo, con la sua consorte Giulia Domna e i suoi figli Caracalla e Geta, bambini, proprio l'immagine di Geta, probabilmente in conseguenza dell'uccisione di Geta stesso perpetrata da Caracalla. Così come possono esserci motivi che banalmente riconduciamo all'iconoclastia più pura, no? Quando attentiamo a quei simboli che riteniamo particolarmente avversi, invisi alla nostra componente culturale,
culturale o alla religione nostra di appartenenza, e quindi la distruzione di statue che raffigurano divinità che consideriamo pagane, o la mutilazione di busti, come in questo caso, che raffigurano imperatori romani, in questo caso germanico, che non solo viene mutilato del naso e del labbro superiore, ma viene sfregiato sulla fronte con l'incisione, evidentemente, nella tarda antichità, di un simbolo cristiano, insomma, con una sovrapposizione evidente di un imprinting religioso alla rappresentazione temporale di governante che con quella religione evidentemente non solo non aveva niente a che fare, ma che era visto come antitetico. E si tratta però di un fenomeno che, quando osserviamo nella sua collocazione temporale antica, tendenzialmente non suscita o suscita poco, in maniera secondaria, la nostra indignazione, perché si tratta di un fenomeno che è ormai storicizzato, che abbiamo metabolizzato, che abbiamo compreso e osservato da una certa distanza, e che abbiamo in qualche modo interpretato, spiegato, di cui in buona sostanza ci siamo fatti una ragione, e abbiamo trovato, per quello che potevamo, le spiegazioni, e in questo modo non dico che lo abbiamo giustificato, ma pensiamo in qualche modo di averlo compreso. Diverso è il discorso invece riguardo all'indignazione, al sentimento immediato che questi atti di danneggiamento o distruzione provocano, diverso il discorso di atti che vengono perpetrati e compiuti nella contemporaneità. Perché in questo caso non si tratta di un fenomeno che noi osserviamo, voglio dire, asetticamente, ma comunque da una certa distanza, e che abbiamo potuto metabolizzare. Ma si tratta di qualcosa che accade troppo vicino a noi perché lo si possa in qualche modo storicizzare. Anche perché tendenzialmente, ma non esclusivamente, si tratta poi di episodi che avvengono in concomitanza di eventi bellici o in momenti pre e post bellici, di pre e post conflitto, e questo evidentemente incrementa il nostro sentire nei confronti di quello che accade. Oltre a ciò, poi, vi è l'enfasi con cui, nella maggior parte dei casi, questi episodi vengono oggi comunicati. Il mainstream dei media, che sono certo tutti avete ben presente, è tendenzialmente basato sull'enfasi data alle notizie, per cui le città di Matera e Palmira, facciamo questo esempio perché di quello particolarmente parleremo stasera, vengono distrutte dall'ISIS. Si usano termini come rase al suolo, si usano termini al passato, era patrimonio dell'umanità e via discorrendo. Palmira cade, we must save Palmyra, qui è imperativo, no? Oppure si è fatto qui, i jihadisti distruggono l'antica città di Hatra, era patrimonio dell'UNESCO. L'enfasi quindi data a quanto accade, poi vedremo assieme quanto effettivamente questi due siti archeologici siano stati rasi al suolo oppure no. E nel mainstream dei media, secondo grande elemento, è quello dell'accento quasi esclusivamente posto a cagione dell'accadere di questi eventi sul conflitto di civiltà. Sono jihadisti, fanno parte dello Stato Islamico. Questo è fondamentalmente la cancellazione del passato preislamico da parte di fondamentalisti. Questo è il messaggio che tendenzialmente passa nelle linee principali di comunicazione dei
dei media, ecco, rade al suolo, il sito archeologico di Hatra, eccetera, eccetera. Rari sono i casi in cui, uscendo dal mainstream, dalla linea dominante dei media, i media stessi provano a interrogarsi in maniera un po' approfondita su fenomeni che in realtà sono molto più complessi dell'enfasi che viene posta, soltanto sull'aspetto della distruzione e sull'aspetto dello scontro di civiltà o di culture che sembra ad essi, sottendere. E quindi ci si interroga, si evidenzia il fatto che oggetti trafugati dall'Iraq Museum in realtà poi vengono restituiti, e ci si chiede perché e per come accada, questo, oppure ci si interroga su un aspetto sul quale poi avremo modo di ritornare più avanti, non secondario, che dobbiamo mettere a fianco delle distruzioni, e cioè come chi queste distruzioni compie monetizza il saccheggio e la devastazione dei siti archeologici. Quindi questo vedremo che è un aspetto che dovremo prendere ampiamente in considerazione. Ora, il ragionamento che vorrei impostare con voi questa sera, focalizzando sui due siti di Hatra e di è relativo alle ragioni che possiamo cercare di delineare assieme che portano a queste distruzioni, tenendo conto del fatto che lo scontro di civiltà, la cancellazione del passato preislamico, che certo ha evidentemente un peso in quanto è accaduto e in parte continua a accadere, non esaurisce però la complessità del tema. Va bene o non va bene, insomma, tanto è così. I media evidentemente comunicano le notizie attraverso questo sistema. Anzi, vi è stata un'ulteriore involuzione, perché ormai chiunque provi a spiegare qualcosa eccedendo i 256 caratteri di un tweet viene visto come un pazzo demente, con il rischio poi concreto di ridurre e banalizzare questioni molto complesse a frasi fatte che non aiutano non soltanto a comprendere, ma neanche a comunicare quello che realmente succede. Chiederci quindi il perché, tenendo conto del fatto che naturalmente noi non possiamo entrare nella testa di chi a titolo individuale o seguendo gli ordini di qualcun altro ha materialmente devastato, oltraggiato, mutilato il patrimonio dell'umanità, ma possiamo, se non altro, analizzare quali sono i significati che molteplici, complessi, non soltanto relativi al loro essere monumenti preislamici, che queste testimonianze dell'arte, dell'architettura, del passato ci trasmettono. E cominciamo appunto a vedere brevemente che cosa è stato distrutto a Palmira e a Hatra. Palmira è un sito archeologico che oggi si trova in Siria, sul corso medio del fiume Eufrate, era una città campaniera in antico, grosso modo. Durante il periodo dell'impero romano, che è cresciuta e prosperata grazie alla sua posizione e alla sua vocazione mercantile. È stato un sito indagato da missioni franco-siriane per tutto il corso del Novecento. Hatra, invece, è un sito che si trova nell'Iraq, attualmente nell'Iraq settentrionale, che aveva anche una vocazione commerciale come Palmira, ma che sembra aver avuto anche una particolare vocazione come centro religioso che gravitava intorno alla presenza di uno dei più importanti santuari della zona in un periodo contemporaneo a quello di Palmira. Hatra, che è stata investigata soprattutto da missioni irachene, ma
da una missione dell'Università di Torino che è stata diretta per lunghi anni da Roberta Ricciardi Venco. Ora, sono certo che avrete più o meno presente tutti le immagini di esplosioni sul sito di Palmira, così come quelle degli scalpellamenti delle sculture o delle esplosioni sul sito di Accra. È successo anche a Accra, sono state eseguite esecuzioni capitali purtroppo a Palmira. Khaled Hassad, l'archeologo che era incaricato del sito, da parte delle antichità siriane, è morto di difendere Palmira. E le devastazioni hanno riguardato alcuni dei monumenti più rappresentativi di entrambi i siti. Perché innanzitutto si tratta di siti che nel contesto del vicino e Medio Oriente sono siti particolarmente ben visibili. Noi siamo abituati a un'antichità che è molto visibile. Le nostre rovine, pensate ai fori romani o all'Acropoli di Atene, emergono dal terreno e sono molto ben percepibili perché costruite in pietra. In Mesopotamia, in vicino Oriente Antico, in Asia Centrale, tendenzialmente le costruzioni sono in mattone crudo e quindi deperiscono in un modo molto più accentuato e sono molto meno percepibili. Non si vedono le rovine in quei contesti. Casi eccezionali, che anch'esse costruite in pietra, sono siti come Accra, Palmira o Persepoli. Quindi una eccezionale visibilità che ne ha fatto tra i primi siti ad essere riscoperti dai viaggiatori occidentali che nel 5 e 600 hanno riportato alla conoscenza europea le antichità del vicino Oriente. Palmira, per esempio, le distruzioni più eclatanti hanno particolarmente riguardato il Tempio di Bel, che qui vedete in questa immagine satellitare prima e dopo la distruzione. Ecco, viene completamente raso al suolo all'interno del suo recinto, o monumenti come il cosiddetto tetrapilo, che segnava una delle principali arterie di percorrenza, quella colonnata, che attraversava longitudinalmente il sito per condurre all'area del santuario di Bel, che vedete qui, proiettare le sue lunghe ombre sul terreno a sinistra e a destra invece dopo la distruzione. E similmente a Hatra, di cui vedete qui, ecco, l'impianto all'interno delle mura urbiche, che si caratterizza per la presenza di questa grande area rettangolare non costruita al centro, che è un enorme recinto santuariale all'interno del quale sono presenti edifici monumentali in pietra che si datano al secondo secolo d.C., che sono il fulcro di quei culti e di quelle cerimonie religiose che hanno reso probabilmente celebre il sito in antico. Ecco, addirittura con immagini satellitari riprese proprio durante una deflagrazione o una conflagrazione che ha riguardato questo edificio, il cosiddetto Tempio della Triade Divina di Hatra, che è stato evidentemente sottoposto a esplosione selettiva, anche se i danni sembrano minori rispetto a quelli visibili per il Tempio di Bel, che invece, come avete visto, è stato completamente raso al suolo. E oltre all'architettura, naturalmente, i danni inflitti alle sculture, negli antiquaria di quei siti. Qui siamo nell'antiquario di Palmira, questo è uno dei famosi busti funerari così celebri, presenti in qualunque museo occidentale, di cui vedete un frammento. Queste sono immagini anche molto note, con la devastazione del corpus scultoreo proveniente da Hatra,
sia durante il saccheggio dell'Iraq Museum di Baghdad, avvenuto durante il periodo tra le due guerre del Golfo, e sia appunto nei famosi video diffusi su YouTube dall'ISIS, Daesh, Stato Islamico, chiamatelo come volete. Qui si vedono appunto degli individui che prendono a martellate, a scalpellate o spingono in terra allo scopo di ridurre in brandelli le statue provenienti da Hatra. Ora, quello dell'aspetto della comunicazione mediatica da parte di costoro è un aspetto fondamentale, è stato più volte sottolineato anche dai media occidentali. L'ISIS Daesh ha scelto selettivamente di comunicare in maniera molto chiara sul web questi atti di distruzione. Il messaggio era molto chiaro: guardate che noi stiamo distruggendo questo, questo e questo. I motivi non sono stati spiegati e sono stati ridotti e ricondotti dai media occidentali alla distruzione del passato cristiano. Ma io vorrei che ci fermassimo a ragionare un po' di più su questo aspetto. Così come è stata divulgata sul web la prima grande opera di distruzione dell'ISIS, e cioè l'esplosione del sacrario, del santuario del profeta Giona a Mosul, sul sito dell'antica Ninive, a Nebi Yunis vuol dire profeta Giona in arabo, che viene fatto saltare e la cui esplosione viene celebrata appunto al grido di Allahu Akbar dagli appartenenti, dai miliziani dell'ISIS, e il cui interno viene selettivamente ripulito allo scopo di scavare dei tunnel al di sotto dell'edificio, il quale insisteva su quello che restava della città Assira, di una delle parti della città Assira di Ninive, tunnel che l'ISIS utilizzava militarmente, come faceva anche in altri siti, non soltanto archeologici, per gli spostamenti sottoterra e per l'ammassamento anche di armi, tunnel che hanno portato alla riscoperta di sculture di età neoassira, di rilievi capovolti. Qui vedete un militare iracheno che prende possesso del tunnel dopo la liberazione di Mosul. Tra l'altro, dei rilievi anche interessanti perché raffigurano figure femminili frontali che sembrano abbastanza nuove per l'arte assira e che, per ironia della sorte, tanto ricordano i tunnel scavati da quello che è considerato forse il padre dell'archeologia del vicino Oriente antico, Austin Henry Layard, che è colui che recupera per primo, a metà dell'Ottocento, le grandi statue assire che poi confluiscono e fanno la fortuna di grandi collezioni museali come quella del British Museum. Questo è un acquerello che riproduce le tecniche di scavo della seconda metà dell'Ottocento. Ma dicevamo, è davvero solo così, è davvero soltanto la cancellazione del passato preislamico che dà una spiegazione non soltanto alla distruzione, ma anche all'intento divulgativo che i miliziani del Daesh o chi gli ha dato l'ordine di fare hanno perpetrato. Se così fosse, e lo accennava anche prima Simonetta, come spieghiamo allora la distruzione anche di importanti monumenti islamici nel contesto? Moschee vengono distrutte, minareti vengono distrutti. Qui ne avete alcuni esempi. Lo stesso sacrario del profeta Giona era considerato un importantissimo monumento di età islamica. Certo, c'è questa componente, ma io credo non è l'unica che dobbiamo prendere in considerazione. Nel fare questo ragionamento noi dobbiamo infatti considerare che questi oggetti,
queste architetture, questi manufatti, a causa della loro temporalità, che è infinitamente più lunga di quella degli esseri umani, non soltanto degli esseri umani che li hanno prodotti o che li hanno utilizzati, ma anche delle numerose generazioni che adesso sono seguite, a causa di questa loro lunga temporalità, non sono testimoni e non raccontano soltanto il loro intrinseco passato, non raccontano soltanto dell'età partica e di coloro che li hanno realizzati, di coloro che li hanno utilizzati, di coloro che ne hanno goduto o di coloro che li hanno lasciati andare in decadimento o li hanno abbandonati. Questo è soltanto un piccolissimo segmento della storia rapportata a una profondità diacronica enorme che questi oggetti raccontano. Questi oggetti raccontano anche altre storie, raccontano la storia di chi li ha scoperti, raccontano la storia di chi li ha rivalorizzati, raccontano la storia di chi li ha utilizzati come simboli, decontestualizzandoli dal loro originario ambito produttivo e dal loro originario e così pensato arco di vita. Raccontano una storia che non è soltanto un passato remoto e non è soltanto un passato prossimo, ma è qualcosa che è ancora in divenire, che ha legami stretti e indissolubili col presente e che continuerà nel futuro, perché la loro temporalità, a Dio piacendo, continuerà oltre la nostra di generazioni. E quindi, come diceva Simonetta, apriamo e chiudiamo una parentesi, le sculture duecentesche che sono oggetto della mostra, nell'ambito della quale questo ciclo di conferenze è stato pensato, non raccontano soltanto del gotico mitteleuropeo, ma anche degli eventi che hanno in qualche modo a che fare con la Rivoluzione francese, con il loro recupero, musealizzazione e via discorrendo. Che cosa raccontano le antichità del Vicino Oriente, così come molte antichi, altre antichità in altri ambiti culturali oltre al loro proprio intrinseco passato. Raccontano una storia di riscoperta del Vicino Oriente da parte dell'Occidente con importanti interventi non soltanto di scavo ma anche di restauro di quei monumenti stessi. Raccontano una storia di percezione del Vicino Oriente da parte dell'Occidente che viene storicizzata. Pensate a fenomeni come l'orientalismo, per esempio, giusto per parlare di fenomeni che hanno a che fare con la storia dell'arte in un periodo molto più vicino a noi. Sono monumenti che non soltanto hanno permesso la riscoperta del Vicino Oriente, ma dei quali l'Occidente, se vogliamo continuare a utilizzare queste due categorie di riferimento per semplificare i termini della questione, si è appropriato, non soltanto perché li considera patrimonio dell'umanità, ma perché è attraverso la loro potenza trasmissiva che la storia del Vicino Oriente è stata in qualche modo metabolizzata e ricondotta alla storia globale. Qui è Palmira con delle foto della fine dell'Ottocento che vi mostra il sito prima dell'opera di Anastilosi, quindi di ricostruzione intrapresa proprio dalle missioni franco-siriane che hanno cominciato a lavorare sul sito. Questo è uno dei famosi archi di accesso alla città, dove vedete la fila di colonne non è presente, mentre invece nella ricostruzione, nell'Anastilosi, c'è. Questo è uno dei templi funerari con la ricostruzione di parte della parete perimetrale della cella alle spalle del prono. Questa è altra. Sono gli edifici cosiddetti dei grandi yuan che caratterizzano il recinto di culto di cui vi parlavo poc'anzi, così come appaiono in
buona sostanza. Oggi, negli anni 90 e all'inizio del Novecento, prima che le missioni irachene lavorassero nel corso degli anni 50, 60 e 70 alla loro ricostruzione. Lasciate perdere che in alcuni casi la ricostruzione non sia pertinente, ma comunque questo è stato. Il Tempio di Bel purtroppo è stato un danno incalcolabile perché quello era già in piedi per i fatti suoi, ma parte delle distruzioni operate su questi siti ha anche riguardato queste ricostruzioni. Anche riguardato queste opere di anastilosi. Questi monumenti non testimoniano soltanto il passato dell'età partica, testimoniano anche l'intervento di missioni congiunte, locali, occidentali, francesi, internazionali, italiani, inglesi, che hanno cooperato alla loro edificazione, un po' come l'anastilosi della città di Sabrata e il fiore all'occhiello dell'archeologia italiana della prima metà del Novecento. Queste sono foto tratte dall'archivio di Gertrude Bell, personaggio di cui tra breve parleremo. Raccontano quindi una storia di appropriazione di questi monumenti da parte dell'Occidente, raccontano anche una storia di colonialismo, questi monumenti di colonialismo dell'Occidente in quei paesi. Alcuni degli archeologi che hanno scritto pagine di storia nella riscoperta di quelle civiltà, tra i quali Gertrude Bell, e tra i quali questo signore, Thomas Edward Lawrence, che era anche un militare e che è passato nei libri della cronaca come Lawrence d'Arabia. Eccolo qui in una foto, probabilmente a Carchemish in Siria, non sono sicuro, con Gertrude Bell. Alcuni di questi archeologi sono stati i massimi esponenti, o così percepiti come tali, del colonialismo occidentale in quei paesi. Contestualmente all'inizio di grandi scavi, di grandi campagne di scavo archeologiche in quei luoghi, condotte da istituzioni britanniche o francesi, soprattutto vi era l'occupazione militare di Baghdad da parte delle truppe dell'East India Company, e sono quelli gli anni dei famosi accordi di Sykes-Picot, attraverso i quali, con la conferenza del Cairo e poi di Parigi, Gran Bretagna e Francia tracciano dei confini inesistenti su una mappa alla caduta dell'impero ottomano e creano da nulla Siria, dandole in gestione a delle monarchie formate alla bisogna, in particolare quella degli Hasciti, e qui c'è il Re Faisal con Lawrence d'Arabia sullo sfondo durante la conferenza di Parigi. Questa è la conferenza del Cairo, questa è Gertrude Bell e questo è un giovane, ma già dimostrava di sembrare vecchio, Winston Churchill. L'Iraq Museum di Baghdad è fondato da Gertrude Bell, la quale in lettere private che invia ai suoi familiari scrive testualmente: l'ho pensato come un piccolo British Museum. Questa è l'inaugurazione, questa è l'inaugurazione del busto di Gertrude Bell alla sua morte, nella sua facciata del Iraq Museum di Baghdad. Raccontano anche storie di utilizzo simbolico da parte dei regimi totalitari che quei paesi hanno retto per un periodo relativamente lungo. Saddam Hussein viene ritratto in questo dipinto murale con il profilo doppiato da quello di Nabucodonosore, oppure come un sovrano assiro sul carro, e però con anche dispiegate le forze aeree dell'Iraq
contesto o sempre con un apodonosor che gli porge, dalle mani del quale riceve questa palmetta, che è tra l'altro un richiamo, un simbolo molto forte dell'antica Mesopotamia, l'albero della vita, quindi la fertilità del paese. Saddam Hussein che crea un suo livello archeologico a Babilonia, costruendo il proprio palazzo direttamente sui resti antichi e inserendo nella muratura del palazzo mattoni come questo in arabo, altri ce ne sono con l'iscrizione in cuneiforme che recano il suo nome, esattamente seguendo una pratica che i sovrani neobabilonesi facevano, bollando con il proprio nome i mattoni con cui venivano costruiti i grandi edifici dell'età neobabilonese, ma anche di età precedenti. E quindi raccontano di un passato coloniale, della preparazione da parte dell'Occidente, raccontano dei regimi totalitari che ne hanno fatto un uso distorto. Noi, in fondo, sappiamo abbastanza bene di che cosa parliamo. Se pensiamo a dei simboli littori o a delle aquile legionarie, ci viene immediatamente in mente un passato molto più prossimo dell'antichità, nel contesto della quale queste insignie militari furono concepite. Quindi sono trasmittenti di un messaggio complesso: colpire delle antichità del vicino Oriente, delle architetture, degli oggetti, non vuol dire soltanto colpire tu pure basta il passato preislamico. Vuol dire colpire tante cose e vuol dire anche affermare, guardate, che noi lo sappiamo che cosa stiamo colpendo e li colpiamo perché questi oggetti portano un significato complesso che tanto ha a che fare anche con il vostro passato, non soltanto con il pregresso preistanico. Molti di questi siti sono patrimonio dell'umanità, sono nella lista UNESCO, per quello sono anche bersaglio preferito. Distruggerli vuol dire danneggiarli, vuol dire lanciare un messaggio ben preciso che non è soltanto quello relativo allo scontro di civiltà tra il preistanico e ciò che invece l'islamico è. Le moschee che vengono distrutte, il sacrario del profeta Giovanna anche facevano parte di liste UNESCO, anche erano monumenti al restauro, alla valorizzazione, alla comunicazione dei quali avevano contribuito team internazionali. Ecco perché anche questi vengono colpiti. E poi c'è tutto un aspetto che esula quadro ideologico-simbolico, che è quello relativo, che è quello che evidentemente ha creato maggiori danni dal punto di vista archeologico. Mi riferisco al saccheggio sistematico dei siti archeologici che costellano il Vicino Oriente, siano la Siria, l'Iraq o altri paesi moderni, e che non soltanto avvengono in situazioni di conflitto e post-conflitto, ma in questi momenti particolarmente si acuiscono perché viene a mancare in un certo qual modo la sorveglianza che più o meno era garantita in periodi di non conflitto. Perché? Perché questo saccheggio che cosa contribuisce a foraggiare? Il commercio illegale di antichità, che secondo alcune stime più volte ribadite da diversi organi che se ne sono occupati, nel contesto dello Stato islamico ha, a seconda dei periodi, costituito la terza grande voce di bilancio dopo il commercio clandestino del petrolio interno ed estero e addirittura in alcuni momenti il commercio di antichità, il commercio clandestino di antichità è stato più fruttuoso
secondo queste stime. Commercio che naturalmente è enormemente facilitato e potenziato dalle mette a disposizione ormai di chiunque. Nel deep e nel dark web, antichità provenienti da siti archeologici saccheggiati, non soltanto al Vicino Oriente, ma in particolar modo da lì, vengono continuamente commerciati. Il deep e il dark web sono quella parte di internet che non viene indicizzata da motori di ricerca generalisti come Google, e quindi dovete avere dei programmi particolari per andare a scovare e a indicizzare. E guardate, si tratta della parte enormemente più estesa del web. Questo è un sito sul dark web in cui vengono commercializzate opere d'arte. I social media vengono impiegati, Facebook viene usato a questo scopo, nonostante i controlli e i filtri che evidentemente vengono applicati, viene utilizzato a questo scopo. È noto l'utilizzo dei social media per il traffico illegale di antichità, antichità che vengono pagate come? Con le criptovalute, perché così non si può tracciare facilmente non soltanto chi le vende e chi le acquista, ma la provenienza dei soldi, che voi lo sapete, no? La regola d'oro degli investigatori è trovare il denaro. E arrivano in Occidente, arrivano in Europa e negli Stati Uniti, c'è poco da fare. Passano attraverso il Golfo probabilmente, ma è qui che le compriamo. Guardate sullo sfondo, un po' sfocato, cosa si legge? US Immigration Custom Enforcement. Questa è la dogana degli Stati Uniti, questa è una testa di Massu, una piccola scultura apotropaica, probabilmente che sta alla guardia di Tecri, Mesopotamia, e poi ci sono altri oggetti di vetro, sempre nell'ICEA, quindi sempre alla dogana statunitense, che vengono fermati ogni tanto quando si riesce a fermarli. Quindi il traffico illegale e il collezionismo sfrenato di antichità, non voglio dire che tutto il collezionismo sia male, ma questo sì, sono una delle cause anche, assieme a tutto il resto, di quello che succede. Che cosa possiamo fare noi per contrastare almeno in parte questo fenomeno? Tenendo conto del fatto che, lo abbiamo detto, è un fenomeno che da sempre ci accompagna e che alle volte riusciamo a comprendere, alle volte riusciamo a comprendere meno a seconda dei momenti. Per contrastare il commercio sul web esistono evidentemente dei metodi tecnologici. Tendenzialmente si tratta di persone che hanno operato nel contesto della sicurezza, che creano dei software spia che sono in grado di operare nel dark e nel deep web e indicizzare attraverso parole chiave che non sempre riguardano le antichità, le ricerche, così da andare a scovare oggetti che vengono commercializzati facendo finta di volerli acquistare prima che questi siano realmente acquistati, e quindi in qualche caso di intervenire per recuperarli. Il contrasto al commercio illegale quindi può avvenire servendosi delle stesse tecnologie di cui ci si serve per foraggiarlo. Ma importanti istituzioni europee come contrastano questo fenomeno? Recuperando e restituendo ciò che viene, ciò che emerge dal mercato antiquario. Per esempio, il British Museum ha restituito nel 2012 al Museo di Kabul una scultura, il cosiddetto Buddha di Sarai Kunia, che era stata acquisita da un collezionista sul mercato antiquario e che in qualche modo era giunta al British Museum stesso ed era stata restituita a molte istituzioni, anche istituzioni che in passato hanno in qualche modo partecipato al commercio di antichità, ma che negli ultimi anni hanno, dal punto di vista etico, rivisto la loro posizione.
antichità che vengono recuperate alle dogane dalle autorità di polizia. Ecco, questa è la spedizione della statua di Tukulti a Kabul. Autorità che operano nel settore dei beni culturali, che non sono soltanto autorità accademiche, scientifiche o museali, ma che sono anche forze di polizia, operano sul territorio addestrando il personale locale. I nostri carabinieri svolgono quest'opera da lungo tempo, spesso in collaborazione con istituzioni scientifiche, addestrando guardie dei siti archeologici. Per esempio in Iraq, questo è l'arresto di alcuni scavatori clandestini, istituzioni anche torinesi come il Centro Scavi di Torino, Centro Archeologico Scavi di Torino, che contribuiscono alla lotta al traffico clandestino, alla distruzione del patrimonio di vicino del Medio Oriente in vario modo. Contribuendo alla schedatura dei materiali confiscati, contribuendo al restauro dei materiali danneggiati. Questi sono alcuni dei restauratori che hanno fatto dei corsi di formazione per restauratori iracheni che operano direttamente su alcune antichità della Mesopotamia, restaurando oggetti in alabastro, in pietra e in avorio, o anche collaborano al riallestimento di sale danneggiate dell'Iraq Museum, sotto la direzione scientifica dei miei colleghi Stefano De Martino e Carlo Lipolis, riallestimento di alcune delle sale più importanti, come quella Sira, qui vedete i lavori della missione di Baghdad e il loro completamento. Ma soprattutto, come possiamo intervenire, come possiamo tentare di contrastare questo fenomeno? Riconvolgendo in maniera importante le comunità locali. Ricostruendo per quello che si può quel tessuto sociale che è andato sfilacciandosi e distruggendosi nel corso di conflitti, guerre civili, bombardamenti, embargo e via discorrendo. Anche perché la sensibilità delle comunità locali verso i siti archeologici che sono fatti oggetto di sono fatti bersaglio della bestialità di altri è emersa più volte nel corso di questi anni e quindi merita di essere aiutata, di essere sostenuta. Per esempio, la comunità dei cittadini del villaggio vicino al sito archeologico di Tell Mozzani in Siria ha provato a resistere al saccheggio del sito da parte dell'ISIS. Ha provato perché di fronte alle armi spianate, evidentemente, a un certo punto non molto di più si può fare, ma la sensibilità delle comunità locali esiste, va recuperata, va foraggiata e sostenuta. Il loro coinvolgimento è fondamentale per ricreare un tessuto connettivo e sociale che ingeneri un processo positivo di recupero e promozione di questi siti e di quelle attività. Questo è uno dei motivi per cui anche molti degli oggetti trafugati dall'Iraq Museum sono stati restituiti spontaneamente all'Iraq Museum, non recuperati dalle forze dell'ordine. E come possiamo noi contribuire in maniera ancora più fattiva? Facendo rete tra le diverse istituzioni di vario tipo che in qualche modo, spesso isolatamente, a questo fenomeno cercano di contrapporsi. È una lotta impari? Sì, lo è. Non c'è molto da aggiungere, bisogna esserne consapevoli e bisogna però pensare che non sembrano esserci molte alternative.
che è stata anche recentemente una storia di distruzione, di danneggiamento, di oltraggio, torni a essere una storia di recupero, di riguadagno di queste antichità alla coscienza non soltanto collettiva ma anche alla coscienza locale. E mi piace chiudere con un'immagine dell'Iraq Museum di nuovo, dopo il riallestimento, di nuovo frequentato da scolaresche, da parte della comunità locale di Baghdad, che naturalmente, come tutti immaginerete, soffre di un periodo ormai particolarmente lungo e particolarmente duro relativamente alle condizioni di vita. Le generazioni di archeologi che ci hanno preceduti, a loro è stato destinato un destino di grandi scoperte, di grandi avventure. Io mi auguro che le generazioni future abbiano lo stesso destino. Alla nostra, e purtroppo credo anche a quella che immediatamente ci seguirà, è stato riservato un destino diverso, più difficile, in cui cerchiamo banalmente di non cedere neanche un centimetro rispetto a eventi di questo tipo, perché cedere un centimetro vuol dire dover recuperare un metro, e sono già tanti e troppi i metri che dobbiamo recuperare. È una lotta imperma, va combattuta non per stupido egoismo di combattere una lotta impari o perché vi è una visione romantica della lotta contro il colonialismo o sciocchezze del genere, ma combattuta semplicemente perché non c'è alternativa al non cedere un centimetro. Questo possiamo fare, e questo nel miglior modo possibile continuiamo e continueremo a fare, nella speranza che la storia che queste antichità racconteranno in futuro, assieme a quella pregressa, assieme a quella presente, sia di nuovo una storia di grandi scoperte e grandi avventure. Grazie. Sì, ne hanno parlato in media, ma per poco tempo, soprattutto in relazione all'esodo.